buongiorno. Sono stata obbligata a fare questo video di introduzione a questa giornata fantastica, cominciata molto bene perché Simone questa notte non ha dormito. Ora ci accingiamo a raggiungere Ale e Daniele in quel di Pian di Pieca. Buongiorno. C'è una cosa che si può andare al negozio, se leva. Non c'è tanto sonno. Partiti! Siamo al piano, com'è Daniele, piano della Gardosa? È bello, ho fatto 2 chilometri e ancora dobbiamo cominciare la salita. Bella, c'è una pelliccia. Ah, lascia bene, adesso mi caccio la maglietta pure io. Mi sbiciola i piedi! Mi sbiciola pure a voi? Un po' di dolore, sì. Le famose svolte. Allora, usciti alle svolte. Tu dici il più è fatto. No, 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 ancora 600 metri di dislivello. Tranquilli che è fatta. Solo che sto penando come un assassino. È durissima. Però il futuro è questo. Camminate in montagna anti-Covid. Non c'è nessuno. Siamo con i nostri amici. Però ci abbiamo la mascherina nello zaino. Un uomo solo al comando, Daniele. C'è il devaglio e te pare che non ci vado sul devaglio io? Porca, ci vado subito. È molto dura, è molto nevaglio. La neva! Mi sembra di essere arrivato. No, là. Lassù. Oh, ma sei nuvola? Dai, quasi fatta forse. Hai detto Daniele dopo la montagnetta lì, eh? Stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Simone ha faticato di tutti, nonostante si creda essere un uomo atletico. Un atletico non lo è. Allora dietro. Non so se c'è però. Spettacolo di signori. Carlo? Bello. Bello. Bene, bene. Da come, ma ci sono arrivato. Ci sono arrivato. Sa. Secondo Rago come sarà messo? Uprim sta là. E questo è il secondo laghino. L'acqua è il classico verde di un verde muffa. Verde muffa. Niente, l'ha trovato. Aspetta, porca palontro. Ma ricordavo, ce l'ho in diretta. Ma che è sta merdina? Dov'è? No, eccolo qui. Sì, ce l'ho in diretta. Ma Daniele, ma è una cacata. È qui, tu vedi che si muove. Questo rosso. Ah, quello lì. Ma pensa tu che cacata. Dai, lo devo far vedere a Giulia. 7 ore di via. Si muove. Non me lo ricordavo così piccolo. Eccoci, ne ha fatto male.
Ma pare, ma quanto è brutto. Abbiamo visto pure il chirocefalo. Ci riteniamo più che soddisfatti. Daniele, la ricerca di Daniele è sempre efficace. Lo scopo della giornata per Daniele era trovare il chiro. Era vincere la medaglia d'oro perché arriva primo ai laghi e secondo cioè il chiro. Attenzione, Caporicci, scatto finale, una pantanata finale ha fatto, l'ha superato. Ce n'hai mai? Ciao Lago del Palatos. Del Palatos. Passiamo qua che il percorso è più semplice, ha detto Daniele. Ho infrociato in parte volte, mi è cascata la telecamera dal treppiede, però questo sono cose secondarie, non si è rotto niente. Quello che mi preoccupa di più, nonostante la bustina di occhi che ho preso testè, è che mo arriviamo alla zona delle famose svolte e lì saranno bestemmie, speriamo no. Vabbè, quelli là che dicono? Faccio che fa finta che gli fa male il ginocchio perché vuole essere compatita, dillo, ammetti. Come? Non ho capito. Questi sono 3 euro mo, Ah, porco Dio. Beh, dai, siamo arrivati. 5 km, 5 km netti. Le svolte. Per gli amici le madolte. Ma perché non passi qua, mo? Ciao. Eh sì, mo. Però eravamo freschi e giovani quando ci siamo fatta. Ma sicuramente anche più freschi. Come casco io facciamo filotto, guardate. Sì, grazie. Madonna, quanto scivo. Scivola abbastanza, veramente. Ciao ragazzi, è stato bello, è stato soprattutto molto duro. Ce l'abbiamo fatta. Sinceramente bravi, bravi. Bravi voi, bravi voi. Io l'ho fatta facile, quindi per me non è stata dura. Bravi. A parte vabbè, appena appena un momento di difficoltà, di mancamento, ma niente, tranquillo. Bravi a tutti ragazzi, è stato bello. Ciao!